Ma vorrei innanzitutto eh, ringraziare Costanza Onoratti per avermi invitato a questo convegno, anche se io non sono un esperto di diritto industriale eh, e questo convegno ovviamente tocca aspetti importanti di diritto industriale. Tuttavia eh, ho una modesta esperienza in diritto europeo. Eh, anche se non su questi specifici temi e eh, per un verso eh, sono contento di lavorare, aver lavorato un po' su questo argomento perché il mio primo incarico internazionale, la prima missione che feci per il Ministero degli Esteri fu presso l'Organizzazione Europea dei Brevetti alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quando quell'organizzazione era piccolissima, adesso ha un numero grande di stati, ma erano una decina gli stati allora, e il regime linguistico dell'organizzazione era quello di oggi, inglese, francese e tedesco. Forse se il governo italiano dell'epoca, quando fu creata l'organizzazione Brevetti, avesse chiesto, di inserire l'italiano ci sarebbe anche riuscito e non avremmo avuto tutti i problemi che si pongono in questo, in questo momento. La Spagna non poteva farlo perché non era membro dell'Unione Europea, ma eh, noi avremmo potuto certamente chiedere questo regime, eh, regime linguistico fino allora. Comunque eh, la professoressa Onoratti ci ha detto all'inizio. Che questo convegno non intende essere polemico sul passato e quindi cercherò di non esserlo, anche se il tema che mi è stato segnato mi costringe a dire qualche cosa sulla cooperazione, eh, sulla cooperazione eh, rafforzata. Ma vorrei dire fin da adesso che quello che eh, ha sollevato tante polemiche non è il punto se si debba creare una protezione unitaria del brevetto. Credo che su questo punto sono tutti d'accordo. Anche gli Stati che non partecipano alla cooperazione rafforzata non hanno difficoltà all'idea che si crei una, una protezione unitaria del brevetto, che d'altra parte è indicata nell'articolo 118 del trattato, cioè è già prevista nel trattato l'idea della protezione unitaria del brevetto, quindi non ci sarebbe ragione di eh, discuterla a questo punto, ma quello che è in discussione sono le modalità di creazione della cooperazione rafforzata sotto il profilo essenzialmente eh, linguistico e, e delle possibili distorsioni alla concorrenza che questo regime può, eh, può creare. Io non voglio ripercorrere lo stato della questione che eh, ci riporterebbe indietro a tutte le polemiche che ci sono state negli anni passati, e certamente eh, la, eh, la eh, Costanza Onorati mi richiamerebbe all'ordine se lo facessi. Ma ehm, brevemente, lo stato della questione è noto e del resto, già il dottor Koenig ha fatto un quadro di come eh, si, si sono eh, svolti gli avvenimenti eh, passati. È chiaro che eh, siamo in una fase in cui eh, il Consiglio, come gli compete, ha eh, autorizzato una cooperazione rafforzata con eh, due componenti, due membri dell'Unione europea che non hanno accettato questa cooperazione, l'Italia e la Spagna. Potenzialmente la Croazia, ma questo è un punto che è ancora da, da risolvere. La Croazia, appena entrata nell'Unione, ancora non ha preso una posizione precisa. ecco Quindi potrebbe andare con la maggioranza, potrebbe andare con la, eh, con la minoranza, con chi resta fuori dalla cooperazione rafforzata. Questo si vedrà, sarà una decisione che prenderà il nuovo Stato membro del, eh, dell'Unione europea. E la cooperazione è stata eh, autorizzata e. Eh, successivamente il, eh, sono stati emanati due regolamenti in attuazione di questa cooperazione rafforzata, il, il regolamento 1257 e il regolamento 1260 del 1912. Uno relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata eh, nel, nel settore considerato e l'altro relativo al regime di traduzione applicabile, cioè relativo specificamente al regime linguistico della, eh, della cooperazione eh, rafforzata, o meglio relativo, come dice l'intestazione, al sistema di traduzione e di compensazioni legato alle, eh, alle traduzioni più che al regime linguistico previsto comunque nelle tre lingue ufficiali dell'Organizzazione Europea. Dei eh, dei brevetti. Eh, è noto come i negoziati siano stati difficili a questo riguardo, come forse le posizioni iniziali siano anche leggermente cambiate nel cercare di venire incontro ai due paesi eh, che restavano al di fuori della cooperazione riforzata, ma come tutti questi eh, dibattiti non hanno portato alla fine a nessun, a nessun risultato, tanto che Spagna e Italia hanno impugnato eh, la decisione del Consiglio di autorizzare la cooperazione rafforzata e i due regolamenti, o meglio l'Italia ha impugnato il primo e sul, insieme ai due regolamenti, ma la Spagna ha presentato un ricorso ulteriore. Relativo ai due regolamenti e in particolare al regolamento 1260 sul regime, eh, delle, eh, sul regime delle traduzioni. Ora, il, ehm, il primo ricorso è stato risolto dalla Corte, di, eh, dalla Corte di giustizia. La Corte di giustizia ha dato una risposta al alla impugnazione del ricorso alla cooperazione rafforzata con eh, una sentenza eh, dell'aprile di quest'anno in cui rigetta le tesi della Spagna e, e dell'Italia. Ora a questa sentenza do un... su questa sentenza vorrei fare qualche osservazione perché mi ha richiesto di farlo, anche se potrebbe essere polemica nei confronti dell'atteggiamento tenuto dalla Corte. In sostanza, la, eh, la Corte ehm, non tiene molto conto nella sua decisione del problema che era stato sollevato dalle parti. Qual è il problema, il problema grosso di questa materia? Il problema per autorizzare o non la cooperazione rafforzata è che questa materia tocca la materia della concorrenza. Tocca anche il problema del mercato unico, naturalmente, perché fa parte del mercato unico, ma il, il punto eh, fondamentale è che eh, la cooperazione rafforzata non è ammessa dal Trattato eh, sul funzionamento dell'Unione Europea quando eh, incida sulle regole di concorrenza e quando quindi possa eh, portare a una distorsione della concorrenza nel mercato unico. È vero che l'articolo 118 quando parla della protezione unitaria si riferisce nell'ambito del mercato unico, quindi il vero problema era quello di stabilire, così sembra dire la Corte, se prevale la indicazione di riferimento al mercato unico, dove certamente la cooperazione rafforzata è ammessa, o se prevale il riferimento alla concorrenza, dove la cooperazione rafforzata non è ammessa. La Corte dà una eh, risposta a questo, nel primo senso, dicendo che in fondo questa materia della protezione unitaria del brevetto si riferisce al mercato unico. È una, una, una materia che riguarda il mercato unico, dove la cooperazione rafforzata è ammessa, è sicuramente ammessa. La, ehm, eh, la Corte esplicitamente dice che le competenze dell'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è quello che riguarda la protezione unitaria del brevetto. Eh, so, fanno parte delle competenze europee dell'Unione europea intese all'instaurazione del mercato interno e non c'è dubbio che questo sia, sia vero. Eh, quindi non costituiscono regole di concorrenza, dice la Corte, in senso proprio, cioè nel senso dell'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. E, e, e qui si ferma però la Corte. La Corte si ferma e dice che siccome fanno parte, sono regole intese alla creazione del mercato unico, eh, queste, eh, queste regole sono sottoposte alla eh, possibilità di cooperazione eh, rafforzata. Eh, ci sarebbe un altro aspetto che la Corte non, eh, non tratta. Eh, non tratta esattamente perché, ehm, perché è, è vero che l'articolo 118 lascia aperta questa possibilità in sostanza cerco di spiegarmi meglio l'articolo 118 si riferisce all'instaurazione del mercato comune del mercato unico ma poi alla fine dell'articolo dice che non ci possono essere distorsioni alla concorrenza. Allora il, eh, il problema è di vedere se quell'ultima parte dell'articolo 118 è puramente narrativa nel concetto di mercato unico o se costituisce un'eccezione a quello che dice l'inizio dell'articolo. Questo è il problema fondamentale. La Corte dice in sostanza che è puramente narrativa. Cioè, che quello che conta è l'instaurazione del mercato unico e tutto quello che segue nella disposizione riguarda semplicemente l'instaurazione del mercato unico. Questo è il ragionamento sostanziale della, eh, della Corte. Della Corte. E la Corte però tralascia, non tratta nella sua sentenza, un punto che è fondamentale, che è l'articolo 326, il quale pone i limiti alla cooperazione rafforzata invece e stabilendo che la cooperazione rafforzata può essere attuata nelle materie concorrenti, dove c'è competenza concorrente fra Unione Europea e Stati, e competenza nazionale, e non può essere invece attuata nelle materie di esclusiva competenza dell'Unione Europea, tra le quali c'è la concorrenza. Quindi il, il problema andrebbe visto anche alla luce dell'articolo 326, dove la Corte in realtà dice molto poco. Dice molto poco la Corte nel riferimento all'articolo 326, e eh, leggo il, il punto perché mi sembra, mi sembra importante: il, eh, non nega che la materia della proprietà intellettuale eh, sia essenziale per il mantenimento della concorrenza, anzi, lo dice esplicitamente questo, però alla fine. Sostiene che la questione dell'articolo 326 va risolta separatamente, va risolta separatamente, in una, eh, decidendo se eh, il, eh, il regolamento eh, può portare distorsioni alla concorrenza, cosa che peraltro il ricorso chiedeva di fare, ma la Corte non lo fa. Non lo fa e rinvia il ricorso successivo, dice che questo è un problema successivo che potrà essere risolto nell'altro ricorso, quello presentato dalla Spagna, che è specificamente sul problema del regime linguistico. Dice, in quella sede si dovrà valutare se, se il regime linguistico può portare eh, distorsione della concorrenza. Quindi in sostanza la Corte sembra fare, prendere una decisione in due tappe. In due stadi. Il primo stadio è quello di dire la cooperazione rafforzata è legittima perché è compatibile col trattato, perché qui siamo in tema di instaurazione del mercato interno, del mercato comune. E non in tema di regole di concorrenza. Anche se questa instaurazione del mercato comune può incidere sulla concorrenza. Se incide dovrà essere valutato successivamente, ma non in sede di valutazione della cooperazione rafforzata. Il che è evidentemente un ragionamento abbastanza criticabile, perché in realtà la decisione avrebbe dovuto essere globale secondo quanto chiedevano le parti. Ma la Corte, avendo a disposizione un altro ricorso, rinvia all'altro ricorso, dicendo: Quell'altra questione la guarderò poi in un momento successivo. Allora, a questo punto, la, eh, la situazione che si presenta. È una situazione ancora incerta, in realtà. Incerta non sul fatto della cooperazione rafforzata, perché questo la Corte l'ha già decisa. Ma se la cooperazione rafforzata possa provare a portare distorsioni alla concorrenza, questo è un punto che richiederebbe, potrebbe richiedere, secondo la Corte, ancora un esame, e richiede un esame e. e potrebbe portare anche a dire che il regolamento 1260 sul regime linguistico può portare a distorsioni della concorrenza e se porta a distorsioni va cambiato, questo è il punto, andrebbe cambiato con un regime di traduzioni diverso da quello previsto dal, eh, dal regolamento stesso. Ora, il regolamento, come abbiamo sentito, io non voglio entrare nel regime linguistico nei dettagli, il eh, dottor Koenig ci ha dato già i dati del, eh, del, um, nelle sue slides, c'è una, una, una specifica sul regime di traduzioni in cui si prevede un regime transitorio, poi un regime definitivo, ed è vero che si prevedono delle restituzioni, dei compensi alle traduzioni, però non sono totali. Il regolamento 1260 esplicitamente dice, fa riferimento, alla, ehm, fa riferimento alla Convenzione sul brevetto europeo, dicendo che in quella sede si stabilirà un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale per i richiedenti che depositano le domande in una delle lingue. Eh, ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Organizzazione europea dei, eh, dei brevetti. Quindi il problema rimane, cioè il problema da valutare è quello se questo compromesso, bisogna dare atto alla Commissione che ha cercato di fare un compromesso perché la decisione sulla cooperazione rafforzata è stata presa dal Consiglio non dalla Commissione ovviamente proposta ma sempre con la, la decisione e poi una decisione del Consiglio e, e bisogna dare atto alla Commissione che ha cercato di fare un compromesso e di aumentare rispetto alle, eh, alle proposte iniziali il, eh, il, eh, il rimborso, il, rimborso delle, eh, il sistema di rimborsi per gli Stati, per, per le imprese che non presentano la domanda in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione Europea dei Brevetti. Però si tratta di vedere a questo punto se questo regime che è stato previsto è un regime sufficiente ad evitare le distorsioni della concorrenza. E questo vale soprattutto per le piccole e medie imprese, evidentemente per, per gli enti che sono stati indicati già come enti che avrebbero un regime, un regime particolare, ma il problema rimane in un certo modo aperto e si tratterà di vedere come la Corte di eh, giustizia risolverà questo problema nella sua prossima, nella sua prossima decisione sul ricorso eh, presentato alla eh, Spagna. Quindi io concluderei, visto che mi chiedono di concludere, in, eh, concluderei con, lasciando la questione ancora aperta, perché è ancora aperta davanti alla Corte di giustizia. Non è detto che il fatto di avere autorizzato, accettato l'autorizzazione della cooperazione rafforzata, voglia dire che le modalità di attuazione della cooperazione rafforzata sono anche accettate, e eh, non dimentichiamo che sul tema linguistico vengono in considerazione una serie di aspetti. Che sono importanti per l'Unione Europea e, e c'è il problema delle identità nazionali, ci sono tanti problemi che vanno, eh, che vanno risolti e di cui la Corte di Giustizia potrebbe tenere conto, come ha fatto in altre occasioni eh, recente una decisione della Corte che annulla un bando perché è non pubblicato anche in italiano. Ecco quindi. La Corte può tenere conto di questi aspetti nel prendere l'altra decisione, che risulterebbe però semplicemente in una modifica nella negoziazione di un nuovo testo del Regolamento 1260 in modo più, eh, più rispondente anche all'articolo 326 del Trattato, dove parla delle distorsioni della, della concorrenza, non inficerebbe certo. La, eh, la marcia verso la creazione di una protezione unitaria del bervetto ed è auspicabile che sia così, del resto perché è opportuno che si advenga un risultato che permetta a tutti gli Stati di partecipare alla, alla cooperazione rafforzata. Si ha un po' l'impressione che la decisione che è stata presa sulla cooperazione rafforzata non sia proprio nel senso di trascinare tutti gli Stati, ma di imporre a certi Stati. Una, una soluzione, una decisione presa un po' da una maggioranza nei confronti della minoranza che non risponde al concetto, di, eh, al concetto della cooperazione rafforzata dove chi, fa, chi addiviene alla cooperazione rafforzata dovrebbe avere un effetto trainante rispetto, eh, rispetto agli altri ma tenendo conto anche dei, dei loro interessi. Grazie.